Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Se hai visto il capitolo del mio mini corso per videomaker dedicato anche ai filtri ND, sai già a cosa serve questo tipo di filtri. Ma brevemente, il filtro ND riduce la luce che passa attraverso l'obiettivo e che va a colpire il sensore, e questo ci permette di sfruttare alcune possibilità creative, come ad esempio possiamo realizzare lunghe esposizioni alle cascate oppure al mare che si infrange sugli scogli, o ancora abbiamo il massimo controllo sulla profondità di campo. Mettiamo ad esempio che siamo in una condizione in esterna con tantissima luce, ecco che abbiamo già gli ISO al minimo, e magari per ottenere la corretta esposizione non possiamo fare altro che utilizzare un valore di diaframma molto chiuso. E se invece vogliamo uno sfondo sfocato, per cui se volessimo utilizzare un'apertura di diaframma di 2.8, il filtro ND serve proprio a questo: riduce la luce che passa attraverso l'obiettivo, per cui ci permette di sfruttare, volendo, anche aperture di diaframma molto ampie in presenza di tantissima luce. E poi, soprattutto in campo video, i filtri ND sono essenziali, perché metti ad esempio che stai riprendendo a 25 fotogrammi al secondo. Per avere un motion blur, uno sfocato del movimento normale, devi utilizzare per forza una velocità dell'otturatore pari a un cinquantesimo di secondo. E poi metti che ci troviamo in esterna con tantissima luce, per avere una corretta esposizione devi per forza chiudere tanto il diaframma. Però se tu vuoi utilizzare un diaframma più aperto, quindi un'immagine un po' più sfocata sullo sfondo, che è un'immagine anche un po' più professionale, anche in questo caso serve il filtro ND. Certo, poi vabbè, in campo video puoi utilizzare, non sei obbligato a utilizzare sempre la velocità di otturatore uguale al doppio rispetto ai fotogrammi che usi, si possono utilizzare anche velocità più rapide o lente per avere particolari effetti. I filtri ND si possono trovare fissi o variabili. Quelli fissi tagliano via sempre lo stesso quantitativo di luce, per cui abbiamo il filtro ND2, ND4, ND8, eccetera, eccetera. I filtri variabili invece, come questo, come dice il nome, possono variare la quantità di luce che passa attraverso la lente, perché questi sono due filtri polarizzatori uno sopra l'altro, e ruotandoli, vedete, non so se si vede, si può aumentare o diminuire la quantità di luce che passa attraverso loro. Ora, poi ho letto online su alcuni forum che molti si rifiutano categoricamente di utilizzare filtri ND variabili in fotografia, perché causano aberrazioni cromatiche, dominanti colore, fanno perdere nitidezza. Secondo me è vero che qualcosa fanno perdere, però niente di irrecuperabile poi in post-produzione, secondo me. Ad esempio, questa è una foto che ho fatto a due sposi per la quale volevo uno sfondo un po' più sfocato. Era mezzogiorno e quindi c'era tantissima luce ed ero obbligato a chiudere molto il diaframma per avere una corretta esposizione. Per cui cosa ho fatto? Ho montato il filtro ND e ho utilizzato un diaframma più aperto per sfocare ancora di più lo sfondo. E per quanto riguarda difetti, aberrazioni, eccetera, eccetera, ragazzi, a me questa mi sembra un'immagine tutto sommato corretta, senza grossi difetti nella lente, nell'immagine, eccetera, eccetera. Per cui, ragazzi, che dire, io utilizzo questo filtro Tiffen ND variabile con enorme soddisfazione. Sì, forse lascia una dominante leggermente verdognola, però come ho detto niente di irrecuperabile poi in fase di post-produzione. E tra l'altro l'ho acquistato di un diametro alto, 82 mm, perché in questo modo lo posso utilizzare su tutti gli altri obiettivi con diametro di filtro più basso, tramite tutta una serie di anelli adattatori. Così ho fatto la spesa una volta e lo posso utilizzare su più obiettivi. Per cui, ragazzi, se girate video dovete assolutamente comprarvi un filtro ND, che sia variabile o no. Quello variabile vi permette di gestire più liberamente la quantità di luce, potendola scegliere voi e non stando sempre a cambiare filtro ND. E se fate foto, sappiate che vi può utilizzare un filtro ND, vi consente di avere altre soluzioni creative a vostro vantaggio. Per cui, ragazzi, io come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!